Allora, stasera è finita perché è finita la quarantena e detto sinceramente, ma che siete di ancora? Prima vivevamo tutti insieme questa frustrazione collettiva, stavamo tutti uniti, tipo i sopravvissuti sull'isola d'Aosta. La metà di chi si guardava sti cartoni, giustamente pure la sera ricominciava a drogarsi per recuperare i mesi sprecati. L'altra metà è tornata sardamente sulle proprie priorità e mi scrive: ma perché non fai un video contro i negri? Ma mica per niente, ma sono tanti, mi abbassano, devo una tonalità a tutta la palette del paesaggio. Io sono cromopatico, con colori scuri mi viene la psoriasi, ha detto omeopata. Quelli che avanzano saremo rimasti in 15 e potremo fare un gruppo WhatsApp invece di un cartone ogni settimana. Ma siccome martedì fuori dal supermercato ho incontrato Lele, ho pensato: vabbè, appena volta mi posso pure sta zitto io e fa parlare un altro. Pezzo da 90 poi, è Lele dei casi popolari, eroe sanitario di questo tempo, angelo dei Ponte Mammolore e Bibbia. Certo, uno pensa che gli angeli sono quei bambini tipo i puttini carini, i boccoli biondi. Lele mi pare più un cinghiale che ha attraversato l'apocalisse di Kenny il guerriero. Comunque non lo vedo da prima della quarantena e quindi lo ringrazio perché in questi 2 mesi mi hanno fatto tipo la cura Ludovico d'Arancia Meccanica. Ripeto, 2000 volte al giorno, infermieri sono eroi, bisogna ringraziare. Infermieri sono eroi, bisogna ringraziarli. Io sono un ragazzo educato e quindi io ringrazio. Grazie Lele. Grazie a cazzo. Lele, per favore, non essere scurrile, dovresti essere contento che finalmente questo paese va riconosciuto il prestigio sociale che voi meritate. Voi avevamo pure fatto l'applauso dal balcone, ma che vuoi, te più bestiaccia ingrata, ti è? Puoi pure scegliere una figurina con l'animale che preferisci come premio. Come prima mi basterebbe essere assunto direttamente dall'ospedale, che sono 20 anni che sono assunto alla cooperativa. Nell'ospedale, giusto io, siamo circa 800 essere usati come carne da macello. Ci sbattono, non lo vogliono loro, ci pagano il 30% meno di quelli assunti al pubblico e manca a mensa potevo andare. Ah, ma pensa che no. Sapevo di sta cosa che pure gli infermieri hanno una gerarchia tipo i cavalieri dello zodiaco, gli infermieri d'oro, gli infermieri de bronzo. Ma che de bronzo? Lavoriamo tutti col cuore e il problema è come ci siamo andati a finire a lavorare tutta una cooperativa dentro un ospedale pubblico. È un giochetto per farci dividere e per farci fare la guerra tra poveri. Nato da quando hanno trasformato tutto l'azienda, quando si sono inventati le ASME. Io annuisco perché è costume quando uno parla di una qualsiasi istituzione alza l'occhio al cielo e dia sì, è una merda. È la base delle interazioni sociali che ti insegnano giustamente nel manuale di come si sta il mondo in società. Ma la verità è che io non so un cazzo di come funziona il sistema sanitario nazionale, eppure sti giorni che si parlava solo di ospedali, a me non mi pare che mi ha spiegato nessuno. Quindi l'unica cosa che mi ricordo negli anni è la discussione: hanno levato il ticket, hanno rimesso il ticket, hanno levato il ticket. Te prego, siccome ci devo fare un video, mi dici che c'ha l'ASL che non va? Fino al 92 si chiamavamo USL, Unità Sanitarie Locali, e dovevamo curare la gente. Mo si chiamano ASL, Aziende Sanitarie Locali, e mo la salute se la vendemmo, sempre se te la puoi comprare. Mo siamo nel mercato, dovemmo essere competitivi, stiamo in gara pure con i reparti accanto, è tipo il Monopoli, e i soldi si chiamano DRG, che praticamente sono le diagnosi, e vengono pagate all'uscita, quindi per vincere bisogna farne il più possibile di quelle più costose, scartare quelle più economiche e cercare di dimettere il prima possibile. Ah, signore, ma che c'è nel inguinale? E che ci famo? Dai, aggiungiamoci una malattia infettiva, che di sti tempi ci esportiamo, più gente si ammala e più si guadagna, per non parlare della trovata dell'intramenia. Io sto in imbarazzo perché ho fatto pure il classico, ma io non so che è di intramenia. Intra vuol dire dentro, Moenia non mi dice niente, forse a scuola quando lo spiegavano sicuro qualcuno avrà fatto la battuta Moenia pozio! E ne abbiamo ascoltato, comunque sono uscito 19 anni fa pure, quindi fammi la cortesia, spiegami che è. L'intramenia è la possibilità per i medici di fare attività privata dentro l'ospedale pubblico. Praticamente, se te devi fare un'operazione al ginocchio col ticket, devi aspettare 6 mesi. Ma se paghi una bella prestazione intramenia, in 3 giorni è risorto. E dai che la fila dei ticket s'allunga. Insomma, chi non c'è i soldi dice per famoso buono dalla sorella. Vabbè, ma che toccherebbe fare? Se uno volesse pensare a un modello diverso, che si dovrebbe immaginare? Io ti sto a chiedere a te perché ce lavori, non ci capisco un cazzo. Ti posso dire come secondo me Netflix dovrebbe riorganizzare il catalogo, come dovrebbe dividere le serie che suggerisce, perché quello è il territorio mio. Ma su come si riorganizza il sistema sanitario, io faccio un passo indietro, eh. È tutta una rota. Se il pubblico funzionasse, il privato non avrebbe mercato. Se ci fosse una sanità territoriale pubblica, senza precari sottopagati, se si perseguisse la salute per tutti e non il profitto, le persone si ammalerebbero di meno. Ma se ci sono meno malati, dove sta il guadagno? Che dobbiamo salvaguardare? La salute o il PIL? Tocca scegliere, cà. Vabbè, ma l'eroe, dove stanno l'eroe, i santi, i martiri? Chi si carica i nostri peccati? Che storia raccontiamo qua se non c'è l'eroe? Ma quale eroe? Basterebbe avere chi si prende cura di te in maniera umana, che ti vede come un essere umano e non come una cosa da riparare. In posti dove ci sia dignità per chi lavora e per chi viene curato. Forse non c'è bisogno di eroi, ma della comunità che si riconosca in valori di solidarietà, di condivisione, piuttosto che di competizione e profitto. E niente, poi si è andato perché era il turno suo. Io ho pensato che davvero di sta roba io non so niente. Per questo mi piacerebbe che mo che abbiamo scavallato la super maxi emergenza, tutte queste categorie che avevamo trasformato in felici, potremmo pure provare a sentire che c'hanno da dire invece di buttarle via. Ma che te butti a scemo? Questi mo' surgeramo così la prossima volta che torni tatti. 3 minuti al microonde e c'è già l'eroe pronti per la prossima pandemia.